La provincia di Torino è stata protagonista di uno dei fatti più tragici accaduti tra le mura delle scuole, la morte di Vito Scafidi. Sono passati ormai 4 anni e nell'ultimo periodo si sono verificati nuovi incidenti. Qual è lo stato delle cose nelle scuole del territorio? Sì, io devo dire che questo ricordo di Vito e della tragedia è per noi un ricordo ancora vivo e soprattutto da allora è cambiato il nostro approccio al tema della sicurezza nelle scuole. Nel senso che fino a quella vicenda, diciamo così, per noi era importante e rimane importante poter assicurare ai ragazzi e alle ragazze un banco, una sedia, un'aula dove far lezione. Da allora, diciamo, tutto questo non basta più, tutto questo deve essere dentro una scuola sicura. Diciamo che la situazione ci ha resi più responsabili e c'è maggiore attenzione. Devo dire che non ha corrisposto a quella tragedia un aumento delle risorse per impedire che non capiti più. Anzi, devo dire che c'è stato un precipitare delle risorse a disposizione e questo rende tutto molto più triste e soprattutto ricordare Vito oggi dovrebbe essere stato un momento per dire abbiamo fatto questo, invece per quanto mi riguarda si è fatto molto poco a livello nazionale rispetto a quella tragedia. Il dottor Guariniello, titolare dell'indagine sul crollo del Darwin, ha lanciato l'allarme sulla sicurezza degli edifici, arrivando a dichiarare l'emergenza nazionale. Come sta intervenendo la provincia in merito? Quali sono i progetti finanziati e quali difficoltà incontrate per mettere in sicurezza gli istituti? Ma diciamo che prima di Guariniello l'abbiamo lanciata noi l'esigenza di un tema nazionale relegato all'edilizia scolastica, proprio perché, ripeto, siamo stati protagonisti e tra l'altro anche vorrei ricordare che noi abbiamo riconosciuto fin dall'inizio la nostra responsabilità civile di fronte all'accaduto. Tutte le nostre risorse le mettiamo a disposizione. Devo dire francamente sta diventando insostenibile l'atteggiamento del governo che ha imposto un patto di stabilità, così è chiamato, che praticamente ci impedisce di spendere. Cioè, oltre a non avere sostegni, perché da allora non è arrivato a Torino nessun contributo per l'edilizia scolastica, ci viene impedito anche di spendere le risorse a disposizione. Quindi questa è la situazione, una situazione tragica. Ha ragione Guariniello, dovrebbe invece un paese come il nostro dichiarare l'edilizia scolastica un'emergenza nazionale e investire risorse perché si possano avere scuole adeguate al livello di istruzione che noi pensiamo di dover dare ai nostri ragazzi. Dopo i fatti del Darwin, il governo aveva promesso e programmato fondi per provvedere agli interventi nelle scuole. Molti gli istituti che ancora attendono gli interventi. Quali sono state le problematiche riscontrate tra lo stanziamento e l'effettivo intervento? Ma posso dire che il governo ci ha raccontato un sacco di balle, ma proprio tante balle, perché noi siamo arrivati alla delibera CIPE, che diciamo così è l'atto conclusivo per quanto riguarda gli stanziamenti. La delibera c'è stata, era relativa a 358 milioni di euro per tutto il paese. Ripeto, in Piemonte da noi per noi è arrivato e sarebbe stata una vergogna altrimenti se non fosse arrivato nemmeno quello, soltanto il finanziamento per rifare il tetto del Darwin. Tutto il resto lo stiamo ancora aspettando. Io ho l'impressione che ci abbiano preso in giro, cioè quei soldi non li hanno mai avuti e li hanno solo promessi per fare bella figura. Quanto era lo stanziamento promesso per la provincia di Torino? Noi abbiamo ricevuto una delibera e vorrei sottolineare questo fatto, una delibera, non una promessa, quindi un atto che è quello che ha forza, diciamo, di provvedimento. Addirittura diciamo, quando la delibera è stata approvata noi abbiamo inserito in bilancio come se appunto quei soldi fossero già sulla via di Torino. Noi stiamo aspettando 6 milioni e mezzo di euro ormai da 3 anni e quegli interventi che erano già urgenti oggi sono urgentissimi. Per alcuni di questi la provincia ha fatto, diciamo, quello che poteva fare, cioè addirittura li ha anticipati. Noi un paio dei progetti dei 13 deliberati li abbiamo anticipati con risorse nostre. Adesso non vorremmo, diciamo, che oltre il danno ci fosse anche la beffa, perché nessuno ci ha mai detto, per esempio, se quei soldi, una volta che noi li abbiamo spesi, ci vengono comunque
riconosciuti. Potremmo addirittura subire la beffa per cui non ci vengono più dati. Ma intanto ce li diano, perché senza risorse è difficile fare i lavori. Benvenuti in Italia ha lanciato una proposta di legge per destinare l'8 per 1000 alla sicurezza nelle scuole, un progetto che attende l'approvazione del Parlamento. Qual è il suo parere in merito alla proposta? Potrebbe essere uno strumento utile per garantire scuole sicure? Ma io devo dire, ringrazio molto Benvenuti in Italia, perché in tanti ci si permette di avanzare proposte. Qui non solo si è avanzata una proposta, ma si è detto anche come realizzarla, cioè si è individuato uno strumento che coglie due aspetti. Il primo, che ci sono tantissimi cittadini che destinano l'8 per 1000 allo Stato. Il secondo è che spesso lo Stato non spiega cosa ne fa di questo 8 per 1000. Destinarlo all'edilizia scolastica, ripeto, è coerente con la priorità nazionale che questo rappresenta.